Buongiorno a tutti, oggi facciamo unità 11, il libro Nuovo Progetto Italiano A2. La lezione si chiama Un concerto. Allora, cominciamo unità 11. Ecco, prima ascoltiamo il dialogo tra Simone e Angela e vediamo di che cosa parlano. Senti, ti piacerebbe andare al concerto domenica prossima? Al concerto delle stelle? Mi stai prendendo in giro? No, dico sul serio. Ci vorresti essere? Certo che ci vorrei essere. Non mi dire che hai trovato i biglietti. Quasi. Come sarebbe a dire quasi? Ce li hai o non ce li hai? Perché so che sono andati a ruba. Allora, ti spiego. Un mio amico, Carlo, lavora per l'agenzia che organizza il concerto e mi ha promesso due biglietti. Che bello! Senti, potremmo trovarne uno anche per Silvia. Va matta per Vasco Rossi, ma purtroppo non è riuscita a trovare un biglietto. No, questo sarebbe troppo. Non gli posso chiedere un altro biglietto, anche se un amico mi manderebbe a quel paese e avrebbe pure ragione. Puoi sempre provare, no? Sì, potrei provare, ma secondo me non ha senso. Io invece penso che tu o il tuo amico potreste fare qualcosa. Che Cioè? ne so? Potresti fare un regalo a qualcuno, per esempio? Ma che dici? Un regalo? Sai quanto costeranno i nostri due biglietti? Hai ragione, tesoro. Senti, ti dispiacerebbe non venire al concerto? Va bene. Allora, a casa potete tradurre questo testo e rispondete alle domande. Perché Angela sembra sorpresa all'inizio? Dove ha trovato i biglietti Simone? Perché Simone reagisce male quando Angela gli chiede un terzo biglietto? E numero 4, secondo voi, che cosa ha voluto dire Angela nell'ultima frase? Che cosa ha in mente? Allora potete rispondere alle domande e tradurre questo testo. Adesso facciamo l'esercizio numero 4. Il giorno dopo Angela parla con la sua amica Silvia. Completiamo il dialogo con i verbi a destra. Allora vediamo. Angela, che cosa dice? Silvia, quale verbo possiamo prendere? Allora, vorresti andare al concerto delle stelle, vero? Sì. Silvia, lo sai benissimo. Che ci vorrei andare? Vediamo. Sì, perché Angela dice: Simone ha trovato due biglietti grazie ad un suo amico. Davvero? E non? Vediamo. Con potere. E non potrebbe trovarne un altro. Mi. Piacerebbe così tanto esserci. Angela dice: purtroppo questo, no, un po', questo è un po' difficile. Ad essere sincera, abbiamo già litigato perché io, la prima persona, preferirei andare al concerto senza lui. Perché? Sai com'è Simone, troppo serio. Mi, allora due, scusate, mi farebbe più piacere andarci con te. E Simona dice: sarebbe bello poterci andare tutti e tre insieme. Ormai trovare un altro biglietto è quasi impossibile. E hai ragione, dai, andateci voi due. Non so. Forse farò un altro tentativo per convincerlo. Allora, qui abbiamo i verbi al condizionale. Znači, ovdje imamo glagole u kondicionalu. I sada ćemo nešto reći o kondicionalu. Šta je to kondicional? Kondicional je
pogodbeni način i koji upućuje na radnju čije ostvarenje je neizvjesno ili možda uslovljeno nekim određenim okolnostima. Kondicional ima dva vremena, prezent i prošlo vrijeme. Mi ćemo raditi prezent, a upotrebljava se u hipotetičkim rečenicama za ublažavanje nekih zahtjeva ili tvrdnji i možda za iskazivanje budućnosti u prošlosti. Ecco, vediamo come si forma, vediamo kako se gradi. Gradi se od osnove koja se dobija odbacivanjem posljednjeg vokala infinitivnog nastavka, ovaj vokal e, odare, ere i ire, i na koju se dodaju lični nastavci. A koji su to lični nastavci? Nastavci ei, esti, ebbe, emmo, este, ebbero. Znači imamo dopje u trećem licu jednine, prvo lice množine i treće lice množine. Šta možemo primijetiti? Možemo primijetiti da kondicional ima istu osnovu kao i futur. Znači, odbacivanjem posljednjeg vokala i dodavanjem ličnih nastavaka dobijamo u ovom slučaju kondicional, a takvu situaciju smo imali i sa futurom. I šta je još specifično kod futura i kondicionala jeste da kod glagola prve konjugacije ovo a iz infinitivnog nastavka prelazi u e radi lakšeg izgovora, kao što primjećujete. Znači, nije parlarei, nego parlerei. I to se dešava kod glagola koji se završavaju na are. Kod ere i ire, kao što smo rekli u futuru, samo se makne posljednji vokal i na tu osnovu se dodaju lični nastavci. Pa onda znači glagol parlare, što znači pričati, io parlerei, tu parleresti, lui, lei è la forma di cortesia, parlerebbe, noi parleremmo, voi parlereste e loro parlerebbero. Poi abbiamo il verbo leggere, io leggerei, tu leggeresti, lui, lei leggerebbe, noi leggeremmo, voi leggereste, loro leggerebbero. E il verbo con ire, io preferirei, tu preferiresti, lui, lei preferirebbe, noi preferiremmo, voi preferireste, loro preferirebbero. Na koji način prevodimo kondicional? Znači, glagol parlare, ja bih pričao, ti bi pričao, on bi pričao, mi bismo pričali, vi biste pričali, oni bi pričali. Tako isto i sa glagolom leggere, preferire, ja bih čitao, ja bih više volio i tako da. E adesso proviamo a fare questo esercizio. Costruite delle frasi usando il condizionale. Znači, napravite ovaj, rečenice koristeći kondicional sa glagolima u zagradi. La frase numero uno. Guardate che gelato. Noi ne abbiamo la prima persona plurale, allora noi ne mangeremmo volentieri uno. Vedete kakav sladoled? Rado bismo pojeli jedan od tih sladoleda. Numero due, al posto tuo io accetterei volentieri la sua proposta. Allora abbiamo il verbo accettare, il verbo con are. Allora questo a si cambia in e. E abbiamo io accetterei volentieri la sua proposta. Znači, na tvojom mjestu bih rado prihvatio njen prijedlog. La frase numero 3, secondo me, tu, allora la seconda persona singolare, tu faresti bene a non parlargli più. Allora, la seconda persona del verbo fare, come mi scegno, tu faresti bene, ti bi napravio dobro ako ne bi pričao
Sanirisce. Signorina, uscirebbe con me una di queste sere dalle biste Isashi Sanon Jednu od ovih večeri, la terza persona singolare, e numero 5, voi chi altro? Allora abbiamo la seconda persona plurale, chi altro invitereste alla festa? Koga biste drugo pozvali na zabavu? Allora, quando si tratta dei verbi irregolari al condizionale, che cosa abbiamo? Abbiamo qui questa tabella con infinito, futuro e condizionale. Kao što sam rekla malo prije, znači osnova futura i condizionale è ista i zato su ovdje dali i futur da bi se povezalo na pravi način. Znači, essere, futur od glagola essere je sarò, a condicional sarei. Onda imamo glagola avere. Futur od glagola avere je avrò, a onda condicional sa tom istom osnovom je avrei. Imamo glagol dare, samo da vidimo gdje se nalazi, dare, 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 ecco, darò, a onda condizionale od glagola dare je darei. Glagol fare, imamo fare, farò, logično, onda imamo glagol u condizionale fare, farei. Stare, starò, il condizionale starei, ecco, dovere, ciò che con dovere dešava, ovo e se takođe gubi na početku infinitivnog nastavka, znači bit će dovro, a onda će kondicional biti dovrei. Potere, također ista situacija, gubi se e od infinitivnog nastavka potro, a onda imamo kondicional potrei, sapere, također sapro, evo ga gore, i imamo kondicional saprei, andare, andrò, il condizionale andrei, i volere imamo vorrò, futur a vorrei condizionale. Allora i verbi che presentano irregolarità al futuro le presentano anche al condizionale. Znači, glagoli koji imaju nepravilnosti u futuru imaju istu nepravilnost u condizionale. Tutti i verbi irregolari possiamo trovare a pagina 190. Znači, sve nepravilne glagole možete naći u knjizi na 190. strani. I posljednja, l'ultima, l'ultimo esercizio. Osservando questa tabella precedente, costruite delle frasi, znači na osnovu ove tabele koje smo odradili, da napravimo rečenice od glagola u zagradi. Allora, ragazzi, abbiamo il verbo sapere, dobbiamo mettere la seconda persona plurale. Allora, ragazzi, sapreste dirmi come si va a Piazza della Signoria? La frase numero 2, tu, il verbo andare, tu andresti a vivere per sempre in Italia. Numero 3, il famoso gruppo americano dovrebbe arrivare in Italia domani. Numero 4, ad essere sinceri, quale persona? Noi, allora, vorremmo andare anche noi al concerto. E l'ultima frase, Giulia,
farebbe volentieri un viaggio in Puglia, le piace molto. Allora, come ho detto, tutte le spiegazioni avete anche in libro, vediamo quale pagina. Condizionale si trova pagina 199, qui avete tutti i verbi irregolari e anche la spiegazione del condizionale semplice. Znači, kratko objašnjenje o samom kondicionalu i ovo sve što sam ja ispričala imate i u knjizi na 199. strani i sve nepravilne glagole koje sam pomenula malo prije. Allora, per adesso è tutto. Restate a casa e arrivederci.